Olè! Muy bien! È proprio vero, ragazze, il flamenco è un ballo molto passionale. E tu sei molto brava. Infatti eres una verdadera bailarina de flamenco. Ma più che una bailarina, una cocinera. Ma veniamo alla ricetta di oggi. Crostoni di fagioli borlotti e zucca con fili gustosi, bon duel! Fagioli, alubias. Mia madre fa unas alubias strepitose. El cocido che ha fagioli, pancetta, sanguinaccio, salame piccante. Basta, 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 Sergio, grazie. Noi oggi faremo qualcosa di molto più leggero. Per i crostoni abbiamo bisogno di una lattina grande di borlotti al vapore bon duel e una confezione di fili gustosi bon duel. Vamos a cocinar! In una padella antiaderente mettiamo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Padella, sartén, 2 cucchiai, 2 cucharadas. Di olio. Olio, aceite. Poi mettiamo uno spicchio di aglio. Uno spicchio di aglio, un diente di ajo. Qualche foglia di salvia. Salvia, salvia. E i dadini di zucca. La zucca, calabaza. Un pochino di sale. E una macinata di pepe. Sal e pimienta, sale e pepe. E adesso lasciamo andare fino a quando la zucca diventa bella morbida. E ora aggiungiamo borlotti al vapore bon duel. Sono già cotti al vapore per preservare al meglio la qualità e il gusto. E ora cuociamo per 3 minuti. No, in spagnolo, por favore. Ok, allora. E ora cocer por 3 minutos. Muy bien, perfecto. Abbiamo fatto abbrustolire in una padella antiaderente con un goccio d'olio il pane casereccio. Pan casero, che ricco! Buono! Abbiamo poi adagiato sopra i nostri fagioli insieme alla zucca. E non ci resta che impreziosire la nostra ricetta con fili gustosi bon duel, un mix di insalate fresche e croccanti tagliate a julienne che esalta il sapore dei nostri crostoni. Bravissima, muchacha! Buen provecho. Buen provecho.